Oggi trasformiamo un principe in un ranocchio. Benvenuti da Ombretta su Arte per Te a questo nuovo video. Oggi proviamo insieme una bella tecnica pittorica tutta nuova, un po' collage, un po' disegno creativo, un po' immaginazione, un po' moda, un po' attualità. Tutte queste cose in un unico progetto di riciclo di una rivista e rivisitazione di essa e trasformazione di rivista ad opera d'arte o quantomeno ad opera creativa. Ci divertiremo insieme ed è una forma d'arte accessibile a tutti, perché basta prenderci la mano per essere molto semplice e molto fattibile. Io l'ho vista fare su Instagram, se non ricordo male, da un artista che mi è piaciuta tantissimo, che citerò nel corso del video perché do i giusti tributi e meriti a chi li merita. Prenderò spunto dalle sue creazioni per crearne una mia. A differenza sua, io ho voluto creare una storia attorno a questa mia opera, una storia che fosse anche di attualità. E allora andiamo a vedere cosa combineremo insieme e poi ho ancora qualcosina da dirvi. Oggi iniziamo una nuova tipologia di rubrica in cui ridipingeremo, rendendo forme d'arte, delle copertine dei giornali, delle foto. Ho preso ispirazione da una Instagrammer molto brava, si chiama Mariko Koda, e ho preso proprio ispirazione da lei per questa forma d'arte che mi ha molto affascinato e che reputo una forma d'arte che sviluppa la creatività ed è accessibile veramente a tutti. Per questo ve la voglio riproporre. È una sorta di pittura, riadattamento, collage che adesso faremo insieme. Ci occorrerà una rivista, dei pennarelli, di questi pennarelli acrilici. Non vi do una marca, io ne ho di differenti tipologie, scegliete quelli che avete a portata di mano e anche che costano meno. Poi della colla stick e un paio di forbici. È la vostra creatività, ragazzi, quindi concentrazione e creatività. Vado con la super attuale Meghan Markle, alla ribalta della cronaca per essere tornata in Inghilterra dopo la dipartita di Sua Maestà Elisabetta II, e la trasformiamo in una sorta di creatura surreale. Vediamo se è una creatura benevola o malevola, questo lo scopriremo insieme. Comincio col definire la capigliatura, che lascio andare attorno al suo viso così sinuosa, sino a ricoprirne gran parte del corpo. E cominciamo a colorare la pagina. Purtroppo la rivista è patinata e voi avrete qualche riflesso di troppo. Questi disegni devono svilupparsi attraverso delle forme nuove sulla struttura vecchia e dei pattern che abbelliscano la figura, fino a coprire totalmente la pagina e a restituirla come qualcosa di assolutamente nuovo e rivisitato. Comincio a dare la nuova coloritura ai capelli di Meghan. Come parti originali rimarranno solamente gli arti e il viso. Per dare il tono giusto dovremo passare due volte il pennarello acrilico. Prendo una pagina nei toni in cui voglio fare il vestito, e il vestito lo voglio fare con i toni del grigio perché Meghan diventa una strega. Piego la pagina e taglio tanti quadratini senza rispettare dimensioni, forme, così come vengono. Ridefiniamo il vestito di Meghan e allora lo faccio con l'argento che si vede meglio. Avrà le maniche fino a qui. Poi cadranno così. Prendiamo la colla stick
Pezzettino dopo pezzettino imbastiamo un nuovo vestito per Meghan, con i colori che abbiamo scelto per lei. Nei bordi ci toccherà modellare le forme. Per fare prima posso usare anche la colla vinilica e la stendo col pennellino e poi vado sopra con i pezzettini di carta. Mi sa che si fa prima della colla stick, ragazzi. Dopo aver riempito di collage tutto il vestito di Meghan, procediamo con dare un fondo allo sfondo. Però prima stacco la pagina dal giornale. Ah, dietro Meghan c'era la pubblicità di Re Carlo. Fatalità? Allora, pazzesco. Allora, adesso creiamo il nostro fondo. Per farlo mi avvarrò di un grosso pennarello blu. Lascio asciugare perfettamente e do una seconda mano. E attendiamo che asciughi completamente. Nel frattempo decidiamo il colore dei contorni, che nel mio caso voglio siano bianchi, ma fatti con un bianco più piccolo, dalla punta più minuta. Ripasso a contorno tutte le parti. E nel contempo comincio a inventare delle decorazioni sul vestito. E adesso ricontorno con l'argento. Adesso inizio ad inserire delle decorazioni. Io andrò dapprima con delle linee intervallate da dei pallini e farò in modo che i pallini non siano dirimpettai da riga a riga, ma siano inframmezzati. E ora comincio a decorare la folta chioma. Continuo aggiungendo dei puntini tra un trattino e l'altro. Tra i binari verdi inserisco una linea di pallini lilla. E passo questo colore anche su tutta la bordatura argentata. Continuo ad abbellire lo sfondo aggiungendo delle onde e da queste onde facciamo uscire delle semisfere.
continuo a decorare la mia copertina aggiungendo decori puntiformi dietro le onde. Continuo ad inserire elementi colorati facendo partire dei raggi dalle semisfere che ho disegnato prima, in maniera così molto disordinata. Quindi decoro un po' l'abito di Meghan. Adesso, per ritirare su un po' i toni, ho provato a mettere un po' di rosso e mi piace, quindi andrò ad inserire, ad esempio qui dove c'è tutto il puntinato, qualche puntino rosso, naturalmente meno presente rispetto al blu, giusto per dare uno sprint al colore. Diciamo che i due primari così si spingono a vicenda. Creando movimento, vedete? Dissemino di rosso anche il vestito. E adesso metto il rosso anche sui capelli, sopra e sotto ad ogni verde. E adesso aggiungiamo anche un po' di giallo, che metterò anche al centro di ogni argento. E ora al centro di ogni verde un puntino di giallo. E adesso prendo dei ritagli che ho preso dalla stessa rivista, che possono essere attinenti con la nostra bellissima Meghan. E allora c'è Harry, c'è una bellissima borsetta e poi un ranocchio che si trasformerà nel nostro bel principe e poi gioielli vari che possono servire per adornare la nostra bella principessa. E allora ritagliamo, faccio in modo di saldare insieme questi due pezzi e attacco il pendaglio con ranocchio e principe che scende dalla mano. Ecco il bianco, congiungo i brillantini come appunto se fossero gli stessi. Quindi contorno, attacco anche questo pendaglio. Lo contorno, risistemo la borsa nei colori
l'ultimo accessorio, voilà, facendolo andare sopra il braccio proprio come lo portava la regina, anche se lei lo portava nel braccio sinistro. Meghan invece, non essendo regina, lo porterà al destro. Attacchiamo tutto per bene con un po' di colla. Aspettiamo che si asciughi totalmente e che gli incollaggi non si vedano più. E ora ripasso tutto con i pennarelli. E direi che ci possiamo fermare qua. Ecco la nostra maga Meghan che, baciando il rospo, ha intrappolato il principe. E allora, spero questa mia visione della copertina vi piaccia. Vi lascio al prima e dopo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Visto che bella la nostra Meghan, una sorta di fattucchiera strega che trasforma il principe Harry in un ranocchio. L'unica principessa che è riuscita nel procedimento inverso. Di solito trasformano i ranocchi, i rospi in principi. Lei ha preso un principe e l'ha depauperato del suo ruolo. Ne approfitto un attimo anche per parlare di attualità, perché anche per questo serve l'arte, no? Proprio l'arte deve essere il veicolo della coscienza sociale, del parlare insieme. Allora, quando faccio dei video in cui ci metto della creatività, creo una storia, insomma, voglio spiegare il mio punto di vista. Oggi come oggi siamo in un momento del mondo talmente difficile, talmente delicato e complesso, che trovo veramente urtante l'attenzione esagerata verso l'effimero ed il superfluo. Come saprete, io sono stata una grande estimatrice della regina Elisabetta, veramente un'estimatrice, perché lei, forse suo malgrado, è stata una pioniera di tutte le donne femministe, perché da subito giovanissima a assurgere ad un ruolo così importante nel panorama europeo e anche mondiale, anche se di rappresentanza, ma sempre importante. Una donna rappresentava una nazione. Non entrerò nel merito delle sue azioni, perché quelle non mi interessano, non essendo monarca del mio paese, ma proprio la vedo come figura non politica, ma di donna, che ha segnato un punto. E l'Inghilterra ci dà grandi spunti come figure di donne molto forti e che tengono bene il ruolo importante. E spero che anche in Italia questo possa avvenire molto presto, non con una regina, ma magari con delle figure che ci rappresentino, ma non nell'ambito politico, assolutamente non nell'ambito politico. Parlo proprio dell'ambito dell'esercizio del potere di tutti i giorni. Donne primario, donne giudici, donne artiste riconosciute, donne di tutti i tipi, donne manager, amministratori delegati donne, insomma tanti ruoli importanti dati alle donne.
Quello che invece mi urta è la polemica che ho voluto fare con questa mia opera, sta nel fatto che trovo che tutta questa attenzione, tutto questo denaro perso e sprecato dietro il saluto ad una grande monarca siano non soltanto anacronistici, ma anche proprio fuori luogo. In un momento in cui mezza parte, più di mezza parte del mondo muore di fame, una grande monarca, secondo me, avrebbe dovuto rinunciare al protocollo e far devolvere tutte le centinaia di milioni che stanno andando in fumo dietro il suo feretro in beneficenza. Questo, naturalmente, è il mio punto di vista, di una persona che nasce in Repubblica Democratica in Italia nell'ultimo dell'ultimo periodo, diciamo così, però io credo che la coscienza sociale debba svegliarsi e che lo facciano gli inglesi che vadano dietro al feretro per 5, 10, 15 giorni, mi può anche stare bene anche se non lo capisco, ma non lo posso capire perché non sono inglese, ma che l'Italia si fermi e che l'oggetto di discussione principe, ad un passo dalle elezioni politiche molto importanti per il nostro paese, e non ci si curi del fatto che magari non siamo abbastanza rappresentati, invece ci si cura di come era vestita Kate, di cosa ha fatto Meghan, di quanto imbarazzata fosse, di come la gente l'ha respinta, cioè lì dentro. Forse l'unica normale è Meghan che ha deciso di uscire fuori dal circo e ha cercato di sfruttare questa sciocca visibilità a suo favore per pubblicare dei contenuti che gli facessero andare avanti con le loro gambe. Tutto sommato, quell'esporsi è lavoro. Io non capisco invece come si possa investire tutto questo denaro, scusatemi questo sfogo e questa polemica, ma che comunque stanno alla base di questo lavoro. Voglio spiegarmi e non si pensi a tutti quei bambini che in questo momento in guerra stanno soffrendo la fame, stanno perdendo i genitori, stanno perdendo le case, i giocattoli, l'infanzia, stanno perdendo l'infanzia. Se potessi parlare alla regina Elisabetta, le direi: hai perso una grande occasione per rimanere nella storia come la regina veramente del popolo. Potevi riscattarti. Non è stata mai effettivamente una regina pro popolo, era Diana la principessa del popolo, ora forse è Meghan, anche se il popolo in britannico la rifiuta perché gli ha rubato il principe, perché loro preferivano avere un'altra persona da mantenere piuttosto uno emancipato che andasse in giro per il mondo a parlare del suo paese. Ma questi sono punti di vista e il mio forse è un po' polemico e fuori luogo, ma sicuramente in questo momento, nel commiato alla regina, voglio comunque non dimenticare quello che sta succedendo nel mondo, perché se una grande donna se n'è andata, ha comunque vissuto una vita nell'agio, sicuramente difficile, piena di compiti importanti, ma se non li avesse voluti fare, avrebbe potuto abdicare come ha fatto lo zio, quindi l'ha voluto fare, quindi vuol dire che le piaceva. Invece voglio sicuramente rivolgere il mio pensiero a chi sta vivendo una situazione suo malgrado, che non piace, quindi tutti quei bambini che in questo momento sono in difficoltà, tutte quelle persone che stanno perdendo la casa, tutte quelle persone che non arrivano a pagare la bolletta del gas e della luce, tutti quei negozianti che stanno vedendo le bollette lievitare in maniera esponenziale e a cui si dà il grande circo della televisione e della mediaticità, della curiosità e della nobiltà per distrarli da momenti molto più importanti della vita sociale e civile. Bene. Detto ciò vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ma prima voglio ricordarvi che il 20 in tutte le librerie esce il mio libro, Il ricettario dell'arte. E allora io spero tanto di essere in tutte le vostre case con il mio testo e spero di avere una vostra critica su quello che ho scritto e su come l'ho scritto e sulla completezza del testo. Aspetto tutti i vostri commenti. Intanto vi mando un grande bacio. E vi do appuntamento al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto.